Ciao, ecco tre idee per realizzare un logo con due lettere in modo semplice e veloce grazie agli strumenti basilari che ci mette a disposizione Illustrator. Cominciamo subito con selezionare lo strumento testo, con un font magari abbastanza netto e semplice nella lettura, immediato nella lettura come Open Sans, caratteristica extra bold. Chiaramente la scelta del font è a discrezione in base a quella che è la nostra esigenza e le idee che andremo adesso a vedere insieme sono funzionali anche alla scelta del font. Una volta che ho digitato il testo, lo vado a ingrandire dalla maniglia e con la combinazione di tasti Shift più clic del mouse lo vado a fare ancora più grande. Dopodiché seleziono lo strumento testo, vado a selezionare tutto il testo e vado a digitare la prima lettera. Poi la vado a duplicare, Alt più clic del mouse, la metto abbastanza vicino alla prima, poi di nuovo con lo strumento testo seleziono la seconda lettera e vado a digitare la seconda lettera, sempre maiuscolo. Proviamo questa combinazione CD, le seleziono entrambe e le vado ad ingrandire. Bene, andiamo prima di tutto a fare una copia di queste due lettere, selezionandole e portandole giù sull'iconcina crea un nuovo livello. Dopodiché con le due lettere copia selezionate ci spostiamo sul menu oggetto, espandi. E clicchiamo su OK. Ora sono dei tracciati. Abbiamo vettorializzato la lettera. Di conseguenza andiamo a utilizzare la prima modalità. Selezioniamo la matita. Dopodiché scegliamo il modo in cui unire queste due lettere, che potrebbe essere per esempio dalla parte bassa della C verso la parte verticale della D, in questo modo, andando a creare quindi una sorta di continuità tra la prima e la seconda lettera. Andiamo a disegnare la nostra linea più o meno dal centro della parte finale verso il centro della parte verticale. Dopodiché ci spostiamo sulla parte bassa del pannello strumenti, andiamo a selezionare come colore di traccia il colore nero e da pannellino dinamico gli andiamo a dare uno spessore magari di 20-21 punti a seconda chiaramente di quanto sono grandi le lettere. In questo caso dobbiamo dare ancora più valore. Possiamo anche colorare la nostra linea con un colore diverso in modo da distinguerla rispetto al resto delle lettere. Dopodiché la posizioniamo leggermente in linea con l'inizio e la fine della parte finale della C, poi andremo a fare gli ultimi ritocchi nella parte finale. Una volta che l'abbiamo posizionato, con sempre la linea selezionata, andiamo sul menu oggetto, tracciato, traccia contorno. Ora abbiamo tracciato la linea, è diventata una forma a tutti gli effetti, la possiamo gestire meglio in modo da avvicinare ad esempio questa forma qui sulla lettera C e fare in modo che ci sia una sorta di continuità, magari modificato anche un po' il raggio delle curve grazie alle maniglie che troviamo su ognuno dei punti di ancoraggio. Ora andiamo a selezionare con lo strumento selezione tutte e tre le nostre forme, le due lettere e il tracciato della linea, poi andiamo dal pannello strumenti a selezionare lo strumento crea forme. Come vedete si è attivato il cursore più accanto alla freccia, significa che siamo in modalità di aggiunta. Bene, vediamo se ci sono tutte le aree di intersezione tra la prima e la seconda lettera e chiaramente il tracciato. Sì, sembra di sì, non ci sono aree che restano fuori. E allora andiamo a unire la C con il tracciato in questo modo. Chiaramente adesso prende questo colore, ma è solo un colore per creare una sorta di continuità. Dopodiché andiamo a spostare leggermente la parte finale della C qui, in modo da tagliare per esempio questa parte, fare in modo che la D finisca un pochino prima e per dare appunto una sorta di dinamismo all'unione di queste due lettere. Quindi andiamo a selezionare lo strumento rettangolo, lo posizioniamo qui e lo tracciamo in questo modo, lo andiamo ad alzare, magari farlo coincidere proprio qui, ecco. Dopodiché selezioniamo tutte le lettere, di nuovo lo strumento crea forme e con la combinazione di tasti Alt più clic del mouse andiamo in modalità sottrazione, come vedete dal cursore che diventa meno, e andiamo a sottrarre questa parte. Dopodiché andiamo a sottrarre anche queste in eccesso e andiamo adesso ad unire tutte queste forme, a colorare della stessa cromia. Quindi di nuovo con lo strumento crea forme vado ad aggiungere queste, poi magari vado a dare colore più nero. Con lo strumento poi selezione diretta o A da tastiera posso andare a rifinire meglio questa curvatura, ad esempio spostandomi sulle maniglie di ancoraggio e andando magari ad eliminare alcuni punti in più con il pulsante meno dal tastierino numerico, ad avere una curva più lineare. Poi seleziono questo, lo converto in una curva rotonda e poi magari posso andare a eliminare anche questi di mezzo. Con la maniglia andare poi a giocarmela per rendere la curva un poco più sinuosa.
Questo potrebbe essere tranquillamente il risultato finale. Non ci resta adesso che, ad esempio, che andare a selezionare questo punto interno e rendere l'angolo morbido. La stessa cosa possiamo farla poi anche qui. Guardate, quello che io ho lasciato è uno spazio di equidistanza tra l'inizio della C e la fine della D, in modo da dare una sorta di armonia anche nella visione della lettera. Potrebbe essere qualcosa del genere. Bene, a questo punto non ci resta che selezionarla, poi andare col tasto destro su esporta selezione e da qui selezionare il formato di destinazione, che potrebbe essere PDF o SVG se vogliamo mantenere una certa vettorialità e quindi mantenere anche la qualità di stampa alla massima risoluzione, oppure PNG o JPEG 100 se vogliamo esportare questo formato, questo logo per il web ad esempio. Vediamo ora la seconda idea, andiamo a scrivere la prima lettera. La vado a duplicare, la vado a mettere vicino al fianco, cercando di appunto mantenere sempre la centralità e quindi l'allineamento centrale tra le due lettere, una a fianco all'altra. Poi con lo strumento testo vado a digitare la seconda lettera. La seconda idea potrebbe essere quella dell'intersezione o di sfruttare lo spazio negativo. Chiaramente fanno molto le tipologie di lettere con le quali andiamo a lavorare. Si tratta di trovare la combinazione dello spazio vuoto che potrebbero avere in comune le due lettere e procedere con un'intersezione. Ad esempio potrebbe essere questo caso. Andiamo chiaramente a selezionarle entrambe, anche qui le andiamo a duplicare, posso andare a nascondere poi le originali, dopodiché vado sul menu oggetto, espandi. Chiaramente devo sempre fare attenzione che sia oggetto che riempimento siano flaggate nel mascherino di espansione. Dopodiché vado a selezionare lo strumento crea forme, faccio uno zoom più avanti e modalità meno vado a sottrarre questa parte, modalità più vado ad aggiungere quest'altra. Anche qui posso andare a esportare il logo con il suo formato finale in base alla destinazione d'uso. Vediamo ora la terza idea. Abbiamo scritto le nostre due lettere con lo stesso font Open Sans, modalità extra bold. Andiamo ora a posizionare geograficamente le lettere in modo da collocarle una vicino all'altra e ottenere poi un'unione. Possiamo ad esempio spostare la lettera G qui, in questo modo. Poi le selezioniamo entrambe, anche qui le andiamo a duplicare spostandole sull'iconcina crea nuovo livello in modo da avere una copia, lasciando le due lettere originali intatte. Poi con le due lettere selezionate ci spostiamo sul menu oggetto, espandi, clicchiamo su ok, ora sono tracciate. Torniamo sul menu oggetto, tracciato, scostamento tracciato, attiviamo la modalità anteprima e vediamo che in uno scostamento di 15 pixel, la spigolatura di tipo vive e un limite smooth su 4, avremo questo bordo spesso in questo modo che poi andremo a tagliare in modo da creare una sorta di differenza e di distanziamento ravvicinato tra le due lettere. Clicchiamo su ok, le seleziono entrambe di nuovo con lo strumento crea forme, modalità sottrazione, quindi con la combinazione di tasti alt più click del mouse vado a sottrarre questa parte in modo da avere un risultato del genere. Ho quindi eliminato la parte del bordo che abbiamo allargato in modo da creare una sorta di continuità attraverso uno spazio vuoto tra le due lettere. Chiaramente le combinazioni possono essere infinite, dipende sempre ed esclusivamente dal tipologia di lettere e dalla tipologia di font che desideriamo utilizzare. Anche qui andiamo a selezionare entrambe, magari con lo strumento freccia, quindi lo strumento selezione. Possiamo eventualmente andarle a raggruppare, dopodiché sempre con il tasto destro esporta selezione e anche qui andare a dare un nome, una destinazione, quindi una cartella, e il formato di destinazione che, ripetiamo, può essere SVG o PDF se il formato deve restare vettoriale e mantenere le caratteristiche di vettorialità, magari per una stampa ottimale, oppure se è destinata al web PNG, PNG8 o JPEG 100. Dopodiché esportiamo la risorsa. Se ti è piaciuto questo video, non dimenticarti di iscriverti al canale per non perderti nessun altro video su Photoshop, Illustrator e tanto altro ancora. Ciao, grazie e al prossimo video!